L'epoca romana e quella rinascimentale vanno a braccetto per Fano, ma per chi viene per la prima volta, orientarsi in questo dedalo storico e temporale non è semplice. Ora la città ha una conformazione completamente trasformata, ma come erano disposti i palazzi e i decumani dell'epoca? Due bellissimi plastici realizzati da Gianfranco Grandoni, ma ideati e progettati da Luciano De Sanctis, con il contributo del Rotary Club di Fano, campeggiano ai piedi della statua di Cesare Augusto, nei giardini del Pincio, utilissimi alla loro funzione per i turisti. Ma uno, in particolare, oltre che le bellezze della città, mostra anche la scempiaggine dei vandali, essendo pieno di ogni schifezza possibile. Non credevo fosse ridotto in questa condizione. È peggiorato? Assolutamente, perché c'erano due mattoncini, due classi, di com'è si limiteranno a quelli, certo. Questi due delinquenti che hanno messo dentro questi sassi. Invece c'è adesso, di tutto. Adesso c'è di tutto, anche un bastone, vedo dei legni addirittura. Hanno forzato le zone di areazione che consentono al plastico dentro di avere il ricambio dell'aria, perché altrimenti ci sono dei problemi poi di umidità e via discorrere. Hanno rotto uno di quelli e da buoni vandali, perché sono veramente vandali, hanno fatto quello che vediamo oggi qui davanti. Cosa si può fare adesso? Cosa si può fare? Ora, da una parte siamo fortunati, fra virgolette, anzi direi due cose bisogna fare. La prima, essenziale, e qui è l'amministrazione comunale che deve prendere una decisione una volta per tutte, perché ormai sono anni che si va dicendo che qui c'è bisogno di un sistema di videosorveglianza. L'altro qual è? Siamo in un certo senso fortunati, perché questo plastico è stato posizionato in questa situazione, diciamo, in questo punto, ma purtroppo in maniera diciamolo errata. Deve essere ruotato di 90 gradi. Deve guardare praticamente per essere disposto come è disposta la città,